Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Tra poche ore, domani mattina alle 10, Pescara ospiterà uno degli eventi più importanti che si svolgono annualmente nella nostra regione, vale a dire la cerimonia di premiazione del premio Borsellino, un premio che ha 30 anni di vita, però li festeggia proprio domani, che è frutto di una ispirazione di Leo Nodari, che ne è stato con lui che ne ha promosso la crescita, che oggi vive di vita autonoma, naturalmente con Leo che è un po' dietro la regia di questa straordinaria esperienza e che è ormai diventata parte integrante anche della nostra comunità. E questa è la cosa più bella, che dopo 30 anni un premio può essere considerato come fatto proprio dall'Abruzzo, soprattutto dagli studenti, dal mondo della scuola d'Abruzzo, che è il mondo a cui parla il premio Borsellino, e lo fa annualmente non soltanto con la cerimonia, che poi ne costituisce insomma il momento più visivamente d'impatto, ma lo fa con una serie di iniziative che durano tutto l'anno, che vengono fatte all'interno delle realtà scolastiche, con la presenza di testimoni che raccontano le proprie storie per farle condividere a generazioni che probabilmente non hanno avuto la possibilità di conoscerle direttamente, di viverle direttamente, per insomma trasmettere anche quali sono stati i loro rapporti con il mondo della legalità, il mondo della criminalità, il mondo dell'etica. È una ricorrenza, quella del 28 ottobre, che segna appunto anche la rilevante funzione che svolge questa città all'interno del centro Italia come punto di riferimento, perché domani saranno presenti autorità di rilievo nazionale proprio in occasione del premio. Noi di tutto questo parleremo con uno degli organizzatori, che è colui che poi insomma domani presenterà questa cerimonia, che è un'anima del premio Borsellino, vale a dire l'insegnante Graziano Fabrizi. Noi la salutiamo, buonasera Fabrizi. Buonasera a voi. E insomma è un volto noto ormai anche di Rete 8, perché per noi conduce una cerimonia che noi mandiamo in onda ogni anno e che insomma coordina brillantemente anche il lavoro scolastico del premio. Ringraziamo per essere tornato da noi anche quest'anno il generale dei Carabinieri Angelo Pellegrini. Buonasera. Buonasera. Buonasera generale, lei era venuto per presentare il suo libro Noi gli uomini di Falcone, appena uscì, poi parleremo anche un po' della fortuna che ha avuto questa sua opera di testimonianza. E saluto e ringrazio Pinuccio Fazio, buonasera anche a lei, bentornato. Buonasera. Anche a lei a Rete 8, perché insomma non è la prima volta che ci vediamo qui nei nostri studi, tornato per parlare ancora con gli studenti, per parlare, per raccontare la storia di Michele, ma di questo parleremo nel primo giro di domande che saranno mie, e poi ci saranno domande non soltanto mie. Questa è la cosa più bella che animerà questa trasmissione di stasera, perché avremo in collegamento lo studente Patrick Vervenna, che è in diretta Zoom. Io lo saluto, ciao Patrick, che è uno Buonasera, studente del liceo d'Ascanio di Montesilvano, e sarà proprio lui a intervistarli, quindi insomma mi farò da parte io, si farà da parte Graziano, e sentiremo anche la conversazione tra un ragazzo che peraltro è membro della consulta nazionale giovanile dell'Associazione Nazionale Magistrati, e quindi insomma è molto coinvolto nella vita di questo premio. Ma io ho parlato già tantissimo, allora faccio parlare Graziano per integrare quanto detto rispetto al ruolo soprattutto del premio Borsellino, come si è consolidato nel corso di questi 30 anni e che cos'è oggi questa realtà. Sì, Carmine, allora il premio Borsellino è innanzitutto il fresco profumo di libertà che si respira nelle scuole, che si respira in ogni nostro incontro, che si respirerà sicuramente tra qualche ora al Teatro Flaiano. Il premio Borsellino in questi anni ha consolidato e ha costruito, se vogliamo, un ponte tra le istituzioni e le realtà scolastiche, e poi creando un'unica comunità. Quella che permette alle giovani generazioni, e qui ne abbiamo una testimonianza, quindi quella di Patrick che saluto, nel quale trovare un riferimento delle azioni concrete affinché si possano promuovere
un concetto nuovo di cultura di legalità, quella fatta di esempi tangibili, di storie vere e soprattutto non enfatizzate. Ecco, la scuola si dà da fare, per farlo sceglie il premio Borsellino e noi siamo onorati di essere, come dire, così presenti. Allora, domani quali sono le scelte che avete operato rispetto ai premiati, rispetto alle tematiche che quest'anno sono state sottolineate con insomma anche un occhio alla contemporaneità, quanto avviene nell'osservatorio su fenomeni come quelli mafiosi dei quali non si è parlato tanto, anzi si parla molto molto poco, se ne è parlato quasi zero nell'ultima campagna elettorale, tanto per dirne una. Certo, noi in questa edizione del premio avremo un grande partner che è quello di Legambiente, con il quale troviamo una forte spalla per introdurre anche questi temi nuovi che oggettivamente devono parlare anche e soprattutto di ambiente, in una condizione che è chiara un po' a tutti, e soprattutto capire come la criminalità già da molto tempo si è inserita in quelli che poi sono le vicissitudini che questo comporta sul tema ambientale, sui rifiuti e su tanto altro. Ecco, la presenza di Legambiente è una testimonianza anche dal punto di vista della politica del premio, cioè quella di tradurre, di contestualizzare sempre il ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella vita quotidiana, affinché i ragazzi ancora una volta possano avere delle azioni concrete, degli esempi tangibili anche in quelli che sono i temi contemporanei. Sì, questo diciamo è lo spirito del premio, uno spirito al quale si è subito entusiasticamente associato il generale Angelo Pellegrini, il quale appunto ha scritto questo libro Noi gli uomini di Falcone, un po' tutta la storia che nasce nell'81 quando capo dell'anticrimine dei carabinieri a Palermo e al fianco di Giovanni Falcone nelle indagini che poi consentono di fare capire al mondo che cos'era Cosa Nostra, a chi non lo sapeva, a chi faceva finta di non saperlo, a chi copriva e a chi ostacolava anche le indagini del pool. Tutto questo è nelle pagine del suo libro, tutto questo è nella sua memoria. Ecco, il condividere la memoria, generale, che esperienza è? Soprattutto noi parliamo, insomma, noi abbiamo una certa età di episodi che abbiamo conosciuto attraverso i telegiornali, attraverso i giornali dell'epoca, 81, ma anche il periodo delle stragi di cui ricorre il triste anniversario proprio quest'anno. E questi ragazzi che non erano ancora nati, come assorbono questo impatto con il racconto, con la memoria? I ragazzi hanno un grande interesse a sentire cosa è successo in realtà in quegli anni. Fanno parecchie domande, sono veramente attenti, sono curiosi di conoscere. E poi, visto che poi i mezzi tecnici che ora hanno, che allora non esistevano, sono portati a fare ricerche, addirittura a cercare approfondimenti, a fare approfondimenti. Io noto il loro interesse soprattutto per le tante domande che mi rivolgono nel momento in cui ho raccontato un po' i fatti che vanno dal 1981 al 1992. Questo è il periodo preso in esame nel libro, perché al di là del fatto che fino al 1985 io sono rimasto a Palermo, ma successivamente ho continuato a seguire le vicende palermitane, visto che avevamo scritto una pagina nuova ed eravamo estremamente pochi, come ebbe a dire lo stesso Falcone, un ristrettissimo numero di magistrati e di investigatori hanno sviluppato indagini in un modo ben diverso da come si sviluppavano fino allora. Se noi pensiamo che prima del 1981, da quando è iniziata questo nuovo modo per fare indagini nei confronti della mafia, c'era addirittura chi negava, anzi la maggior parte delle persone negavano addirittura l'esistenza di un'organizzazione mafiosa, un'organizzazione strutturata, dicendo che esistono solo, sì, certo, i mafiosi, i capi famiglia, ogni quartiere ha il suo mafioso che cerca di comandare nel suo quartiere.
e non si rendevano conto che invece la mafia si era strutturata in un modo verticistico e aveva un capo assoluto che decideva poi i vari omicidi. E non si può dire che si ignorava cosa aveva fatto la mafia fino allora, perché prima degli anni 80 la mafia ha ucciso tantissimi personaggi, tutte quelle persone che cercavano di opporsi, e quello ci fece pensare proprio che la mafia era arrivata a punto tale di veramente ritenersi più forte dello Stato legale. Dobbiamo ricordare l'omicidio del procuratore De Costa, l'omicidio del presidente della regione siciliana, tutte persone che si opponevano allo strapotere della mafia, eppure qualcuno chiudeva gli occhi e faceva finta anche di non sentire. Nell'81 si è sviluppato questo nuovo tipo di indagine, un modo nuovo di fare indagine, da una parte cercando i movimenti di capitali, e questo soprattutto Falcone, sfatando quel mito che esisteva da 1800 anni, che pecunia non olet. Sul tavolo di Falcone si raccolsero centinaia e migliaia di assegni circolari che erano il pagamento e la distribuzione dei proventi del traffico della droga con gli Stati Uniti. E successivamente anche un altro modo nuovo di fare indagini era quello di non correre appresso ai singoli delitti. Ricordiamo che all'inizio degli anni 80, precisamente nel marzo 1981, scoppiò la seconda guerra di mafia e si verificavano a Palermo circa 300 omicidi l'anno, insomma. Quindi correre appresso al singolo delitto, cercare di trovare l'esecutore materiale di quel delitto, noi pensammo che era qualcosa di quasi inutile. E quindi cominciamo a pensare di fare indagini in una maniera differente. Cerchiamo di capire le motivazioni di quel delitto, cerchiamo di capire quali sono strette connessioni tra la vittima e le vittime di omicidi precedenti, cerchiamo di capire quale fosse la struttura dell'organizzazione. Questo ci portò al primo rapporto che compilai insieme al dottore Cassarà, della squadra mobile, della sezione investigativa della squadra mobile, poi assassinato anche lui nel 1985, il primo rapporto Greco-Michele V180, che fu, diciamo, la pietra miliare di questo nuovo tipo di processo, che poi divenne la base di quel contenitore che poi raccolse il maxi processo. E questa fu, come dicevo, una stagione irripetibile, perché ci trovò un certo numero di magistrati che tra l'altro si coordinarono tra di loro e venne fondato quello che poi divenne il famoso pool antimafia, Falcone, Borsellino, Di Lello e poi Guarnotta, e io dico sempre, nel chiuso dei loro uffici incominciarono a vedere anche loro, ad avere una visione complessa di quello che era il fenomeno mafioso. E sono nati tutti quegli strumenti di cui disponiamo ancora oggi, perché se esiste una direzione investigativa antimafia, questo ovviamente è nato dopo sulla scorta del maxi processo e tutto, sono tante le idee di Falcone che viaggiano nella contemporaneità. Certo, questo Falcone continuò, perché l'unico desiderio di Falcone era cercare di sconfiggere la mafia. Non aveva altri interessi Falcone, venne accusato di tutto, venne accusato di voler fare politica, non fu eletto a capo dell'ufficio istruzione, il pool antimafia venne smobilitato, ma Falcone, pur essendo stato costretto ad andarsene a Roma presso il Ministero della Giustizia, continuò a pensare quale fosse il modo migliore per sconfiggere la mafia. Io lo incontrai in occasione dell'omicidio Scopelliti, che doveva essere il procuratore nel maxi a livello Cassazione, quando il maxi processo arrivò in Cassazione, venne ucciso proprio per cercare di bloccare per l'ultima volta, l'ultima speranza della mafia era bloccare il maxi processo in Cassazione, tenuto conto che in primo e secondo grado era stato riconosciuto l'esistenza di una cupola mafiosa, di un vertice mafioso, di un capo assoluto, era stata riconosciuta l'esistenza di un'organizzazione mafiosa unitaria e non solo su Palermo ma in tutta la Sicilia. E tutto ciò ha cambiato la storia dell'antimafia, dello Stato contro la mafia. Quindi sono pagine che io ringrazio di aver ricordato, perché appunto in tanti non le conoscono, perché si viveva anche con messaggi, come dice lei, controversi questa fase dal punto di vista mediatico. Pinuccio Fazio ha una storia triste da raccontare, quella di Michele, ma la racconta con l'impegno
di chi ha avuto un dolore che è il più grande che un genitore possa avere, ma che ha vissuto da quel momento una vita di testimonianza e soprattutto di sollecitazione verso quelli che erano i coetanei di Michele. Adesso sono ragazzi che sono nati proprio nei giorni in cui ci lasciava Michele, ucciso senza alcuna ragione, senza perché passava per strada nell'ambito di un regolamento di conti della Sacra Corona Unita a Bari Vecchia. La reazione di Pinuccio è stata quella che vediamo anche oggi, ed è una reazione di servizio civile. Ecco, com'è cambiata la sua vita e come la sta vivendo ora? Ma Michele non c'entrava con quella criminalità organizzata. Michele era totalmente diverso da loro, perché la logica della criminalità organizzata, quella logica delle mafie, sono le vendette. Le vendette: voi avete colpito uno di noi, noi veniamo a colpire uno di voi. Perché era il 29 e il 30 di giugno del 2001 quando un clan va a colpire uno dell'altro clan, e la logica è la vendetta, e Michele non c'entrava con quella mafia. Michele stava tornando a casa da una giornata di lavoro e di un pomeriggio che lui andava a scuola, il mattino lavorava e il pomeriggio andava a scuola. Perché andava a scuola? Perché avere un ragazzo di 15 anni, tante idee per la testa, ma la cosa più principale Michele aveva era, voleva diventare un carabiniere. E sentire da un ragazzo di 15 anni, da genitori che abitano in un quartiere di Bari Vecchia dove comandava la mafia, per noi era una gioia, e dicevamo noi di studiare e andare avanti, e lui ci ascoltava i nostri consigli. Ma quella sera del 12 luglio, sotto a casa mia, c'erano almeno una settantina del clan che doveva essere colpito dall'altro clan. E Michele stava tornando a casa, perché Michele, dopo una serata passata con gli amici fino alle 22:40 che doveva tornare a casa, per noi lo stavamo aspettando per mangiare una pizza insieme, perché io disse a lui: vieni presto stasera, ci mangiamo una pizza, perché io ero in ferie dal giorno 1 luglio al giorno 15 di luglio, perché lavoravo nelle Ferrovie dello Stato e dovevo ripartire a Milano per dare la possibilità agli altri colleghi di raggiungere le proprie famiglie. E quella sera del 12 luglio, ecco, io gli avevo regalato un telefonino a Michele, perché avevo compiuto esattamente il 21 settembre del 2000, aveva compiuto 15 anni. Oggi, diciamo, questo telefonino chi lo doveva chiamare e lui a chi lo doveva chiamare? Oggi un telefonino ce l'ha anche un bambino di 8 anni, però aveva l'abitudine Michele che anche sotto casa mia non usava mai suonare il citofono, ma lui usava sempre il telefono per dire apri il portone. In quell'attimo erano le 22:40 quando Michele telefonò a casa per dire che sto arrivando, di riscaldare la pizza. Ecco, mia figlia che prese la cornetta del telefono, non il mio telefonino, la cornetta per sentire la voce di Michele che aveva annunciato di riscaldare la pizza. Nel momento che mia figlia ci stava annunciando a noi di riscaldare la pizza, noi sentimmo almeno una decina di colpi di pistola. Voi dovete capire che i vicoli di Bari Vecchia sono talmente stretti che un proiettile poteva entrare in casa, e io e mia moglie ci buttavamo per terra, anche mia figlia si buttò per terra per la paura, perché poteva entrare un proiettile in casa. Ma mia figlia furba, dalla finestra da appena aperta, vede il fratello per terra in una pozza di sangue. E la nostra storia è cominciata non da quel momento subito, perché io non riuscivo a capire se era Michele, non riuscivo a ricordarmi gli indumenti che lui aveva quando mi venne a dare l'ultimo bacio alle 7:15. E la nostra vita è cambiata
ma subito dopo il 2003, perché il 12 luglio del 2001 è successa la tragedia, il febbraio del 2003 viene archiviato il caso, non si trovano gli assassini, il caso è chiuso, mentre la mafia, quella criminalità organizzata, ascoltava i telegiornali, leggevano, per loro era una vittoria, è stato archiviato il caso, possiamo fare quello che noi volevamo. È lì che ho cominciato a dare battaglia. Mia moglie ha preso l'impegno, perché io e mia moglie ci siamo dati un tocco di mano per camminare, mia moglie ha preso l'impegno di bussare alle porte della criminalità organizzata e alle porte della gente per bene, perché Michele non è stato solo ammazzato dai colpi delle mafie, ma anche dal muro dell'omertà. Il mio impegno fu quello di bussare alle porte delle istituzioni, polizia, carabinieri, magistratura, comune, provincia, regione, affinché si aprisse il caso. Ma finalmente al 2004 una persona che ha messo le mani al cuore e all'anima, che ha usato veramente il cuore e l'anima, ha riaperto il caso e si sono riaperte le indagini e il 2005 presi gli assassini di Michele e consegnati alla giustizia. Quella persona che ha riaperto le indagini, all'epoca era il capo della squadra mobile, il dottor Luigi Liguori, che lui oggi è questore di Pescara, ed è una gioia per me ogni qualvolta che vengo qui per dare un abbraccio, perché io nel 2003 quando lo incontrai dissi: dottor Liguori, ho bisogno degli assassini di nostro figlio, lei deve agire come, ma non come capo della squadra mobile, ma come un papà dei figli, un papà di famiglia. E lui così ha fatto e ha arrestato gli assassini di Michele e consegnati alla giustizia, e noi continuiamo questo percorso di parlare a tutti i giovani di tutte le scuole di tutta Italia, perché io giro tutta l'Italia portando dei messaggi ai giovani e di dire sempre ai giovani: cercate di non entrare nelle mani delle mafie, perché chi entra in quelle mani delle mafie non ha vie d'uscita, o è il carcere o è il cimitero, e chi fa uso di sostanze stupefacenti, ma anche un piccolo spinello, non fa altro che aiutare quella criminalità organizzata. Ma non solo questo, ma chi fa del bullo in classe, perché i mafiosi vogliono quelli che fanno i bulli per tirarli nelle loro mani, quindi chi fa del bullo in classe comincia a essere già mafioso. Sì. Grazie Pinuccio, io la ringrazio per questa testimonianza, non è mai abbastanza ricordare Michele, lo faremo ogni anno, lo farà nel mondo della scuola Pinuccio Fazio, perché Pinuccio Fazio non si fermerà. Chi si ferma siamo solo noi, ma per qualche istante, perché poi torneremo a coinvolgere Patrick Vervenna con le sue domande agli ospiti in studio. A tra poco. Siamo tornati in studio, stiamo parlando del 30° premio Borsellino, che vive proprio in questi giorni in Abruzzo i suoi momenti di maggior significato. Domani, lo ricordiamo, alle ore 10 in diretta su Rete 8 c'è la cerimonia di premiazione dall'Auditorium Flaiano di Pescara, e con Graziano Fabrizi vorrei anche ricordare un momento che c'è stato ieri, che è quello che abbiamo anche seguito con le nostre telecamere a Città Sant'Angelo, perché proprio a testimonianza di come questo premio viva sul territorio e lasci dei segni sul territorio. Ecco, Graziano, raccontaci cosa è accaduto ieri. Ieri abbiamo inaugurato questo bellissimo murales a Città Sant'Angelo, nella parete dell'Istituto Omnicomprensivo Fabiani. Ecco, vediamo qui le immagini, e siamo stati così accolti da un affetto dai più piccoli, insomma, dei ragazzini delle scuole dell'infanzia fino alle primarie. C'era anche una delegazione del liceo scientifico Spaventa e del liceo D'Ascanio, ed è stato un momento molto molto importante. Ecco, questi sono i segni importanti, i segni che restano, quelli che lavorano anche in silenzio. Nella comunità
scolastica, ma anche poi nel comune stesso, nella zona di Città Sant'Angelo, a Marina di Città Sant'Angelo. Ecco, il premio Borsellino è come dire, un elenco infinito di esempi che si rinnovano nei linguaggi, nei metodi, ma hanno sempre un unico processo, un'unica volontà, quello di contestualizzare, quello di rendere sempre attuale il tema della legalità. Prima ascoltavamo le parole del generale Pellegrini, ma anche di Pinuccio. Beh, davanti a tutto questo, davanti a tutte queste testimonianze, queste storie, noi dobbiamo, come dire, ascoltare. Ecco, il premio Borsellino rinnova l'impegno anche nell'ascolto, e di fatto quello che facciamo nelle scuole è creare l'occasione, il momento in cui davvero migliaia di studenti abbiano la possibilità di ascoltare, di porre le proprie domande e semplicemente sentirsi a proprio agio. E di fatto, permettimi di dire questo, se c'è una cosa su tutte di cui sono veramente molto orgoglioso del duro, durissimo lavoro che facciamo costantemente, è proprio quello di abbattere qualsiasi tipo di muro e di collegare tutte le realtà in una comunità presente, quella comunità, come dire, profumata di libertà, profumata di senso civico, che rifiuta il puzzo del compromesso morale, del clientelismo e di tutte quelle cose brutte che purtroppo, da cui siamo, purtroppo dobbiamo difenderci. E soprattutto, ripeto, la scuola, anima, quella che è la dote più importante, una delle doti più importanti, almeno per chi fa il mio mestiere, è sicuramente la più importante tra gli studenti in questo caso, la curiosità, perché un uomo è un uomo fin quanto ha la curiosità del conoscere. E questa misura è tanta negli studenti, per fortuna, e tra questi c'è Patrick Vervenna, che ci ha ascoltato finora, ma che adesso diventa, io vorrei, il protagonista di questa intervista doppia a Angelo Pellegrini e a Pinuccio Fazio. Ecco, intanto ci dice un attimo cosa si porta dentro da questa esperienza lui, e può fare una domanda a chi vuole dei due nostri ospiti. Patrick, a te. Buonasera a tutti ancora, ringrazio ancora Rete 8 per avermi invitato e anche il mio professore. Ringrazio naturalmente anche la preside della mia scuola, il Corradino Lascagna di Montesilvano, Filomena Mammarella, per aver permesso la mia presenza qui oggi. E mi presento un attimo, appunto, io sono Patrick Vervenna e vengo da Colle Corvino e frequento il liceo scientifico Corradino Lascagna. E diciamo che questa per me è stata una fortuna, la scelta di questa scuola, perché nonostante io prima riconoscessi l'importanza di questi temi, proprio in questa scuola ho capito quanto fosse importante comunque mettersi in gioco per portare avanti delle azioni che potessero rappresentare fisicamente e moralmente queste tematiche importanti. A scuola, infatti, attraverso i corsi promossi nella nostra scuola, come quello di Officina Legalità, abbiamo creato dei nuovi tipi di linguaggio con cui promuovere appunto la storia di Falcone e Borsellino, ma anche altre tematiche legate alla legalità. Noi, per esempio, abbiamo realizzato dei videogiochi appunto basati sull'educazione e la legalità anche per i ragazzi più piccoli e anche per i bambini, per fare in modo che questo messaggio non vada perso e che possa continuare di generazione in generazione. E poi, naturalmente, come abbiamo detto anche prima, faccio parte, oltre che della consulta provinciale degli studenti di Pescara, anche e soprattutto della consulta giovanile dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. E tutto questo naturalmente grazie all'impegno che c'è nella nostra scuola per trattare queste tematiche molto importanti della nostra società e di legalità, appunto. Patrick, allora, vuoi fare qualche domanda al generale, a Pinuccio Fazio? Allora, sì, signor Fazio, volevo chiedere intanto se crede che questa educazione alla legalità che lei cerca di portare avanti possa essere utile per evitare che vicende simili a quella che è accaduto purtroppo a suo figlio non si ripetano più. Patrick, la legalità, ecco, la legalità, spesso la usiamo tutti adesso, la legalità, la frase legalità. Ma io credo che
oltre la legalità, dobbiamo usare le due frasi, impegno e responsabilità. Io per l'impegno, che a me interessa molto, impegnarmi, perché se io mi chiudo nel dolore, nel silenzio e nella rabbia, quella criminalità organizzata alza la testa e non gli sto dando questa possibilità, perché Bari Vecchia prima comandavano loro i criminali, oggi Bari Vecchia, a distanza di 21 anni, Bari Vecchia è diventato un quartiere vivibile, libero di parlare, di sorridere, libero di guardarci negli occhi, ma un quartiere più che altro libero dalle mafie. Ed è per me molto importante parlare in tutta Italia. Ma io non solo nelle scuole, ma io parlo nelle scuole, nelle associazioni, nelle parrocchie, tra la gente, nelle piazze, e faccio capire alla gente, faccio capire che non rispettare solamente la legalità, ma impegnarsi per cercare di salvare i propri figli. Questo è il mio impegno, Patrick. Io giro l'Italia ed è molto, ma molto importante parlare, perché se io mi chiudevo, come ho detto prima, nel dolore, nel silenzio e nella rabbia, io non ero qui oggi. E se mi fermo io, voi prima, gli studenti di prima persona, cominciate a non credere più. Allora io ho perso mio figlio Michele, ma ogni qualvolta che vado nelle scuole di tutta Italia li trovo tanti di quei Michele, e guardo negli occhi tutti i ragazzi quando io vado a parlare, perché guardandoli negli occhi è come se Michele lo vedo tra di voi, quindi è molto, ma molto importante. Grazie Rinuccio. Altra domanda, Patrick. Invece al generale volevo chiedere se i linguaggi di comunicazione moderni non vengano spesso, diciamo, trascurati, tra virgolette, dalle istituzioni per mandare dei messaggi che siano utili a noi ragazzi, come quello che abbiamo mandato noi attraverso il videogioco, ad esempio, e se le istituzioni debbano cercare di mandare più questi messaggi con dei linguaggi più vicini a noi giovani. Ecco, c'è un problema appunto di linguaggio, di comunicabilità. Sì. È importantissimo che le istituzioni continuino a mandare questi messaggi, è importantissimo che noi continuiamo a ricordare, perché la mafia era diventata così forte, noi dobbiamo ricordare che la mafia è diventata forte prima perché era ricchissima, perché la mafia, l'unico interesse della mafia è fare soldi, diventare ricchi, era diventata così forte perché aveva gli appoggi politici, riusciva a ottenere quello che altri non riuscivano a ottenere grazie agli appoggi politici, era diventata così forte perché spesso i processi per associazione per delinquere a carico di mafiosi finivano con insufficienza di prove. Quindi noi dobbiamo combattere questo, noi dobbiamo essere soprattutto cittadini liberi, se vogliamo combattere la mafia dobbiamo essere cittadini non ricattabili, perché la mafia si serve del ricatto per poter ottenere quello che vuole. Quando la mafia andava a bussare a certe porte, bussava alle porte di coloro che in precedenza avevano bussato alle porte dei mafiosi. Quando si stabilisce un contatto, si chiede un favore, si diventa vassalli di quel personaggio. E bisogna considerare che un signorotto più vassalli ha e più diventa forte. Allora noi dobbiamo essere seri, persone serie, nel ricordo di coloro che hanno perso la vita. E se dobbiamo ricordare che sono oltre 900 le vittime innocenti della mafia, coloro che hanno perso la vita perché hanno voluto contrastare la mafia per avere un'Italia migliore, perché i loro figli non debbano sopportare la mafia, perché nel mondo la mafia prima o poi deve scomparire. Diceva Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani avrà avuto un inizio e avrà anche una fine. Io spero che questa fine un domani potrà essere testimoniata da quei ragazzi che ora sono nelle scuole e un domani occuperanno i posti di comando nella nostra nazione. Patrick, hai altre curiosità a cui possono dare soddisfazione i miei ospiti?
Sì, volevo chiedere ancora al generale se in questo momento avesse la possibilità di parlare un'ultima volta con Falcone, che cosa gli vorrebbe dire? Io parlo sempre di Falcone perché, come ho detto, ho vissuto un momento che è irripetibile. Ero un giovane ufficiale, mi sono trovato a contatto con quest'uomo da cui ho imparato moltissimo e porto avanti questi principi di Falcone riferendo ai giovani chi era in realtà Falcone. Falcone era un giudice molto preparato, un giudice estremamente coraggioso. Perché fare la lotta alla mafia, specialmente in quegli anni, voleva dire non solamente mettersi contro i mafiosi, voleva dire mettersi contro anche di coloro che avevano fino allora protetto i mafiosi. Un uomo che aveva soprattutto una grande onestà intellettuale. Onestà intellettuale, mi spiego, nel suo ufficio dove arrivavano processi importanti, che avrebbero avuto la conseguenza di far condannare o prosciogliere persone, di far condannare addirittura persone all'ergastolo, Falcone esaminava punto per punto le prove, esaminava punto per punto tutti quei riscontri che ci cadeva, perché quando c'era una dichiarazione, c'era un accertamento da fare, Falcone voleva che l'accertamento fosse fatto al millesimo e poi decideva. E aveva il coraggio di prosciogliere quelle persone sul conto delle quali non era riuscito a ottenere prove convincenti. Ecco, questa è la personalità di Falcone. Questo è quello che dobbiamo ricordare. Un uomo soprattutto innamorato del mestiere che faceva, del lavoro che faceva, soprattutto consapevole delle gravi responsabilità che aveva. Un uomo che ha portato avanti insieme a Borsellino e insieme agli altri magistrati del pool antimafia, dobbiamo ricordare Di Lello, che era stato uno dei primi Abruzzese, a entrare, Abruzzese. Di Lello, e dobbiamo ricordare anche Guarnotta. Guarnotta, dobbiamo ricordare questi giudici che sono quelli che in 10 anni sono riusciti a dimostrare che la mafia in realtà esisteva. Che la mafia non era un fenomeno culturale, che non era un'invenzione di un certo partito, che la mafia esisteva veramente, dimostrandolo con una sentenza divenuta ormai arrivata in Cassazione, una sentenza che ci ha detto la mafia c'è, si chiama così, si chiama Cosa Nostra e ha un vertice, ha i propri gregari, ha i comandi intermedi e occupa tutto il territorio siciliano e ha addentellati anche all'estero, Stati Uniti, Canada, Australia e in altre parti del territorio del mondo, dove si serve della possibilità di investire i suoi capitali da quelle parti in modo tale che non vengano confiscati. Allora, Questo. sì, noi stiamo per salutare Patrick Vervenna, però vorrei fare una cosa inversa, mi è venuta in mente adesso. Volete fare voi una domanda a Patrick? Per, insomma, una curiosità, perché voi spesso le ricevete le domande, ma insomma nella vostra interazione Ma nelle io. scuole, qual è insomma, il vostro feedback rispetto a questa generazione di ragazzi? Allora, io a Patrick gli voglio dire che presto verrò a tua scuola a portare la mia testimonianza. Dico a te, lo dico a te, mi rivolgo a tutti i giovani, cercate, come ho detto prima, di non prendere quelle strade. E poi mi rivolgo a tutti gli insegnanti che ci stanno guardando questa sera di contattarmi e di venire a parlare ai giovani, ai ragazzi delle vostre scuole. E a tutti voi, compreso a te, Patrick, dopo che hai ascoltato noi e hai fatto anche delle domande, adesso scegliete e scegli da che parte stare. Bellissima questa considerazione, noi ne approfittiamo, grazie a Fabrizi per salutare Patrick che è stato bravissimo come sempre, questo non ne dubitavo. Certamente. Ciao Patrick, e per chiedere a Ciao te, Patrick. Graziano, come fare per contattare il premio Borsellino, ecco appunto da parte delle scuole, da parte, perché voi siete, domani non ci sarà spazio per tutti nella sala Diciamo, diciamo, Cane, che dell'auditorio. abbiamo
pensato anche a questo, ecco, perché come dire, la domanda c'è, insomma, e quindi abbiamo messo a disposizione un teatro intero, soprattutto affinché ciascuna scuola potesse avere la sua parte di platea. Per tutti gli altri che ci ascolteranno, ci vedranno da casa, possono utilizzare chiaramente il sito del Premio Nazionale Paolo Borsellino, tantissime piattaforme sia social che web per la diretta streaming e anche quello di questa rete, no? Dalle 8.it. Dalle 10 saremo in dalle diretta. 10, per quanto riguarda tutti gli appuntamenti del premio, basta semplicemente mandare una email. Semplicemente ci sono tutti i contatti telefonici e chiaramente anche email sul sito del premio, ma anche quello di Officina Legalità. Però devo dirti e devo dire a tutti che noi abbiamo già una programmazione che attualmente vedrà il premio Borsellino in tante diverse regioni italiane, e quindi intanto noi arriviamo, perché noi in qualche maniera siamo sempre, come dire, propositivi e promotori di questo. Poi in ciascuno di questi contesti daremo spazio a tutti, compatibilmente con gli impegni e le situazioni che le scuole poi hanno. E per questo, ecco, la giornata di domani sarà una giornata importante, sicuramente. Questa edizione del premio è un'edizione piena di consapevolezza, è un'edizione che avrà davanti a sé domani sul palco del premio più di 450 ragazzi, e sinceramente non saprei dirti quanti in collegamento da tantissime scuole. E l'impegno che mettiamo in tutto questo di fatto poi è per loro, è per la comunità scolastica, e ci facciamo da parte, okay, per permettere quel collegamento necessario che è formativo, certo. Assolutamente. Allora, noi ci fermiamo adesso per l'ultima pausa, salutiamo ancora Patrick Vervenna e ciao Patrick, e andremo a chiudere tra pochissimo. Siamo tornati in studio, abbiamo ospiti di questa trasmissione per presentare il 30° premio Borsellino, Angelo Pellegrini e Pinuccio Fazio. Faccio una domanda al generale Angelo Pellegrini, che nell'81, ricordiamo, era capo della sezione anticrimine dei Carabinieri insieme a Giovanni Falcone, tra gli investigatori in prima linea contro Cosa Nostra. Ricordava anche la tragedia di Cassarà, del capo della squadra mobile, che proprio collaborava con voi nel vostro pool. Ecco, ma io le chiedo, ma lei si è mai sentito in pericolo personalmente per queste indagini che ha condotto per tanti anni? Ma e come ha reagito? Mi sono sentito in pericolo, ho cercato di fare il possibile per evitare di dare l'occasione alla mafia di colpirmi. E le spiego. A parte il fatto che ho avuto in un certo momento il presentimento che si stava per consumare veramente qualcosa ai miei danni, nel senso che trovandomi in piazza Politeama col semaforo rosso vidi avvicinare una moto con due giovani con il casco, e allora a Palermo il casco lo portavano solamente i killer, perché in qualche modo la gente per bene era autorizzata a non portare il casco. Riuscii a girare all'improvviso e andarmene in ufficio. Io da piazza Politeama distavo circa 300 metri, insomma. E riferì al mio vice, che era il tenente Tommasini, quello che era successo, chiedendogli di non dirlo in giro, perché mi aspettavo prima o poi un trasferimento che già covava da qualche tempo. E ovviamente, oltre le misure che ero abituato a prendere, ho preso altre misure. Io ero abituato a non dire dove andavo, mi ero creato una sezione particolare con ragazzi fidati e scelti uno per uno, e tra l'altro feci mettere un divieto di sosta vicino alla porta Carraia, da cui uscivo con la macchina blindata. Uscivo dall'ufficio, entravo al tribunale, non entravo dal portone principale, ma entravo da un ingresso dove entravano anche i furgoni dei detenuti, proprio per evitare di dare la possibilità. Ovviamente ho cercato di reagire e continuare a lavorare, e ho continuato a lavorare normalmente, facendo questa vita blindata in qualche modo, insomma. L'unico sfogo, e mi è piaciuto ricordarlo nel libro, è quando andavamo con Falcone a Roma,
che dopo aver lasciato la scorta ci facciamo bellissime passeggiate per Roma, visto che nessuno sapeva della nostra presenza a Roma e quindi nessuno avrebbe potuto approfittarne. Ho vissuto questa vita, ho continuato a fare il mio dovere, ho continuato a lavorare perché era giusto fare così, perché quando uno assume un comando e quando uno si impegna in un certo lavoro non può certo tirarsi indietro perché ha paura. Ovviamente alcune volte ho avuto paura, non posso dire di essere un incosciente e non provare questo sentimento, l'ho provato, sono stato forse fortunato e quindi eccomi qua a raccontare di Falcone, di Borsellino e della lotta alla mafia. Oggi la mafia non spara più come una volta, almeno nei confronti degli uomini delle istituzioni, questa, e passa la logica di ma tanto si sparano tra di loro, ecco. Ma perché, sparano perché, poco. Perché sono così più pericolosi oggi invece sotto altri versi dal suo punto di vista? Ma vedi, ora non sparano perché non conviene sparare, sono ancora capaci a sparare nel caso dovesse essere indispensabile per loro riprendere le armi. Non conviene loro perché con quello che è successo nel 1992 la mafia ha perso punti, cioè quella gente che sopportava anche la presenza della mafia nella loro città dice basta che non toccano a me, poi possono fare quello che voglio. Gente che era ormai abituata a questa presenza e quindi non voleva, non era capace di reagire a questa presenza, dopo la morte di Falcone e Borsellino e gli attentati ai beni culturali in Italia, le persone hanno risvegliato la loro coscienza morale e hanno capito che la mafia è una cosa seria, che la mafia è una cosa pericolosissima, che la mafia, se vuole, riprende le armi e continua a sparare. Pinuccio Fazio, lei ha raccontato che grazie a Luigi Liguori, che è il questore attuale di Pescara, sono stati individuati e arrestati coloro che uccisero suo figlio, i membri di questo comando quindi sono noti, uno di essi è stato proprio rilasciato nelle scorse settimane, scarcerato, più che rilasciato, perché ha terminato di espiare la pena, Lello Capriati. Io le chiedo quali sono stati i suoi rapporti, quelli della sua famiglia con queste persone, se le hanno chiesto perdono, se queste persone in qualche modo il mondo a cui appartengono ha cercato anche invece di fermare la sua attività. È una bellissima domanda questa. Ed è una domanda, diciamo, difficile rispondere, però allora io ho avuto rapporti con quelle famiglie perché eravamo tutti piccoli, tutti ragazzini, giocavamo insieme al pallone, andavamo insieme, poi ognuno ha preso le strade sbagliate, prendendo le strade sbagliate entrarono nella criminalità organizzata e hanno cominciato a fare quello che loro volevano. Uno di quelli uscì dal carcere, il primo, nel 2016, aveva scontato la pena e aveva chiesto il perdono attraverso una lettera, ma noi avevamo già perdonato perché il Signore ci ha insegnato le strade del perdono, l'avevamo fatto pubblicamente e lui ci aveva chiesto questo perdono e noi l'abbiamo incontrato dandogli quel perdono personalmente, perché questo ragazzo qua voleva lasciare il quartiere di Barivecchia, andare via, scappare per paura tra di loro. Allora io dissi a lui che non devi andare via, che devi essere di esempio agli altri. Lo abbiamo perdonato, lui ha giurato sulla figlia, sul figlio che aveva il grembo, la moglie, e disse che ti prometto che quando nascerai e crescerai ti indicherò la strada giusta, quello che ho fatto io non lo devi fare tu. Questo Lello Capriati è uscito il mese di agosto, viene accolto dai fuochi d'artificio, e chi li fa i fuochi d'artificio? Quei ragazzi che 21 anni fa non erano ancora nati. E dalla moglie di questo qua viene accolto con i fuochi d'artificio. Quindi addirittura erano cresciuti nel mito di questa persona che era, allora, che era, sì, che era in carcere. Che era detto, allora, i fuochi d'artificio, noi a Barivecchia siamo abituati ai fuochi d'artificio,
perché i fuochi d'artificio fanno, lo fanno quando nasce qualcuno, quando c'è un battesimo, quando c'è una comunione, una cresima, un matrimonio, oppure quando c'è una partita di calcio che una squadra perde, allora i tifosi della squadra avversaria fanno i fuochi d'artificio così, giusto per sfotto, giusto, ma poi lo fanno anche quando esce qualcuno dal carcere. Ma i fuochi d'artificio, quelli possono durare un minuto, due minuti, tre minuti, possono durare cinque minuti, ma le nostre parole di tutti noi, della gente onesta, delle istituzioni, le parole del generale Pellegrini, le mie e quelle di tutti coloro che combattono le mafie, non finiscono mai, valgono per tutta una vita. Quindi io non temo di loro, loro non, diciamo, sono loro che devono temere di noi. Barivecchia oggi è diventato un quartiere vivibile, libero di parlare, di sorridere, libero di guardarci negli occhi, ma un quartiere più che altro libero dalle mafie, perché loro lo dicono: andiamo via di qua perché lì c'è l'infame. Sì, è vero, io sono infame e ne sono molto orgoglioso, perché io collaboro con le forze dell'ordine e la magistratura, ma orgoglioso, infame di onestà, per salvare tutti quei ragazzi che cadono nelle mani delle mafie. Ma lei in questi anni, è la stessa domanda, si è sentito mai in pericolo? Ha avuto mai paura? No, io ho avuto paura l'inizio ho avuto paura, ma non per me, perché Michele non c'entrava niente. Ho avuto paura che succedevano altre sparatorie, perché succede chi viene colpito innocentemente, come è successo a me, succede che si lascia il quartiere, si lascia una città dove si vive, dove sei nato e sei cresciuto, e ti viene voglia di trasferirti perché vuoi vivere in pace. Ma io non ho fatto questo. Io abito in strada a Mendoni 1 a Barivecchia, ma non ho nessuna voglia di andare e via. Che cosa si sente di dire a coloro che hanno subito vicende come la sua e che non credono più alla giustizia? Dalla giustizia, la giustizia diciamo che è lenta, però arriva. Mi voglio rivolgere a chi è stato colpito innocentemente, come è successo a me, di non chiudere gli occhi, di non abbassare la testa, di non chiudersi nel dolore, nel silenzio e nella rabbia, perché questo dolore, silenzio e rabbia aiuta quella mafia, quella criminalità organizzata a crescere. Portate la storia dei vostri cari in tutte le scuole, fate capire ai giovani, alle nuove generazioni, chi erano i vostri cari, chi era mio figlio. E quello che è successo a mio figlio e a tutti voi, che non accada mai più. Grazie Pinuccio Fazio. Abbiamo ancora in collegamento? No, non abbiamo più in collegamento, no, Patrick. Il collegamento, ragazzi. No, penso di no, lo abbiamo salutato prima, però che cosa gli avrebbe voluto dire? Avrei voluto dire, tenuto conto che il mio libro è uscito 7 anni fa, che da allora sono andato in circa 150 scuole, quale percentuale di colleghi, del simpaticissimo studente, conoscono Falcone? Esatto. Parlano di Falcone, parlano di criminalità, parlano della lotta alla criminalità, parlano di giustizia. Ecco, questo sarebbe sapere quale percentuale sono riuscito a ottenere. Però c'è qualcuno che può rispondere a questa domanda, perché insomma ha il polso della situazione. Graziano, Fabrizio. Certo. Le scuole generali sono tantissime. Se consideri soltanto quelle che nell'ultimo periodo, per esempio di pandemia, come premio e officina della legalità abbiamo raggiunto, quindi superando i 60.000 ragazzi, e fai questo rapido calcolo per i 30 anni, secondo me la percentuale è di più di quello che si pensa. E questo è importante. Bene. Perché i giovani non hanno vissuto
quel periodo. E questo è poi la funzione del la cosa importante è quella, io per quello ancora assolutamente la giovane età continua a venire al premio, assolutamente, rinnovando anche i linguaggi attraverso il testo, attraverso gli incontri, attraverso delle azioni come quella di ieri per esempio, dove il motivo artistico in quel caso lì diventa un'occasione, il videogame, i giochi della legalità, piuttosto che i cortometraggi, piuttosto che la musica. Ecco, bisogna fare in questo modo. Ultima, come dire, ultimo spoiler per il prossimo anno. Noi stiamo arrivando a confezionare di fatto anche una piccola serie di appuntamenti in rubrica su TikTok. Quindi passa anche da social network. Quest'estate siamo stati con una piccola trasmissione, siamo a Palermo Mo, anche il viaggio, i luoghi. Appunto per fornire sempre un ventaglio di informazioni, novità, immagini, testimonianze. Una su tutte fu quella di andare ad intervistare in via Zandonai a Palermo il barbiere del dottor Borsellino, e colui che il giorno del 23 maggio si trovava proprio a lavorare, a fare la barba, i baffi anzi al dottor Borsellino. Ci ha raccontato proprio questa storia qui, cosa accadde quel 23 maggio, dove si trovava il dottor Borsellino, si trovava proprio nel suo salone, raccontando ai ragazzi con un carico emotivo ancora oggi molto, molto forte, che il dottor Borsellino andò via quasi con la barba, la schiuma da barba ancora in viso. Ecco, questi sono i messaggi, questo è il non avere un filtro e di raccontare ai ragazzi quello che è stato. E noi dobbiamo continuare a farlo. Il premio è la sua 30ª edizione e di certo non è l'ultima. Senz'altro. Io ringrazio Angelo Pellegrini, ringrazio Pinuccio Fazio, Graziano Fabrizi. Ricordiamo domani, io ho detto dalle 10, ma in realtà alle 10 diciamo c'è l'arrivo delle scuole, tutta la parte insomma, di preparazione alla cerimonia. Dalle 10:30 in realtà ci si può collegare sul sito del Premio Borsellino per lo streaming, ma io ovviamente tifo per Rete 8 affinché tutti siano presenti. Noi saremo presenti, penso, anche certo, per un'altra ragione che è quella che ci onora. E che... Assolutamente, l'abbiamo tenuto, come dire, abbiamo mantenuto i ruoli come giusto che sia. Per noi Rete 8 è un, come dire, un porto sicuro per divulgare al meglio tutte le azioni e come dire, anche la cerimonia di premiazione, che è un appuntamento molto importante perché sancisce la fine dell'anno appena trascorso e ci ridà, rinnova l'appuntamento per l'anno che di fatto poi ci iniziamo a costruire da domani stesso. Per cui ringraziamo Rete 8 e poi ecco, abbiamo voluto fortemente premiare una rete che attraverso il suo direttore ci dà una garanzia di libertà e di comunicazione unica, efficace e soprattutto libera. E io ringrazio. Grazie al Premio Nazionale Paolo Borsellino, grazie anche a Rete 8 che ho avuto il modo di entrare in questa regione che di non solo la città di Pescara, Chieti, ma la regione. Mi hanno accolto e mi avete adottato e sono molto orgoglioso di continuare la mia crescita qui in questa regione, e tutti coloro che seguono Rete 8 per questa trasmissione che stiamo facendo oggi, credo che questa gente potrà capire e noi potremmo capire se questa regione, questo paese, questa città cambia. Dipende tutto da voi e dipende tutto da noi, come dice anche il generale Pellegrini, dobbiamo essere uniti per un futuro migliore del nostro paese. Grazie, grazie. Noi siamo ovviamente grati al Premio Borsellino per
questo riconoscimento che ci rende orgogliosi e a nome anche della proprietà di Rete 8, che punta molto su questa vocazione di servizio sociale per una comunità oltre che di informazione. Con grande piacere noi continueremo a fare il nostro lavoro al servizio della libertà di stampa, al servizio della diffusione soprattutto delle idee e delle attività che questo territorio sa mettere in campo attraverso questa straordinaria esperienza del premio Borsellino. Grazie a tutti voi, buonanotte.